Buongiorno, mi chiamo Gloria Soavi, sono presidente di un'associazione nazionale che si chiama CISMAI, coordinamento dei servizi e dei centri che si occupano di maltrattamento e abuso all'infanzia. Abbiamo organizzato questo evento che dal titolo Malnutrito, Maltrattato, dove affrontiamo le connessioni fra gli esiti della violenza in età infantile con conseguenze che vanno a creare e sono alla base di alcuni disturbi alimentari quali l'anoressia e la bulimia. Questo tema del cibo, appunto, l'associazione è formata da psicologi, medici, assistenti sociali ed educatori che si occupano e lavorano con bambini vittime di trauma. Quindi, dicevo, questo tema del cibo ci ha evocato un nutrimento a 360 gradi, quindi il nutrimento affettivo, emotivo, che sono alla base della crescita armonica dei bambini. Quando questi meccanismi, specie in età precoce, purtroppo non vengono attivati positivamente a causa di relazioni con i genitori disfunzionali che arrivano ad essere maltrattanti, provocano poi in età adolescenziale e adulta dei problemi molto gravi e alcuni di questi appunto esitano nei disturbi del comportamento alimentare.